riconoscersi, rispecchiarsi e differenziarsi, parlare a più voci ed ascoltarsi, recuperare le virtuosità sane, ridare valore, recuperare le risorse presenti ma che sono occultate, uscire dal buio e recuperare se stessi, anche attraverso gli altri, la propria famiglia e gli operatori. La salute mentale come baluardo del benessere dell'individuo, oltre ogni tabù. Ed a Sarno, all'ospedale Martiri del Villa Malta col Dipartimento di Salute Mentale, è stato ulteriormente approfondito il modello di intervento della psicoanalisi multifamiliare, un modello di lavoro inclusivo, attraverso il dispositivo del grande gruppo. Un nuovo approccio con uno sguardo rivolto alla rete familiare e non solo al singolo. Nata come cura della parola all'interno di una relazione a due, analista e paziente adulto, la psicoanalisi ha introdotto già da tempo variazioni di setting importanti. E quindi il gruppo multifamiliare come gruppo di riferimento, la famiglia che è la soglia della vita psichica, il luogo privilegiato della trasmissione, ciò che lega la persona alle proprie origini. È una metodologia che da Sarno è stata trasferita a tutta l'ASL di Salerno. È inclusivo perché prevede l'allestimento di gruppi regolarmente appunto istituiti, quindi con una cadenza quindicinale, dove appunto vengono invitati non solo i soggetti portatori del disagio ma anche i loro familiari e gli operatori appunto che fanno da conduttori. Allora, i benefici innanzitutto sono legati al fatto che ognuno diventa effettivamente protagonista della propria condizione. E non c'è né il paziente che in assoluto deve necessariamente rimanere vincolato e cristallizzato in questo ruolo, così come il familiare deve essere il più possibile svincolato dal ruolo di colui che sostiene il carico emotivo, no? E fisico e anche economico appunto della sofferenza. Deve essere invece a sua volta protagonista appunto di una comunicazione, di un intervento, di una condizione che vuole promuovere un miglioramento, uno sviluppo, un'emancipazione proprio del proprio congiunto che è portatore del disagio. Il gruppo da questo punto di vista si costituisce come un dispositivo che favorisce questo tipo di operazioni. Perché è quello del rispecchiamento metaforico, cioè le persone che fanno parte di un nucleo vedono all'opera come si comportano tra di loro le persone che appartengono a un altro nucleo. Questo permette loro di ripensare alla situazione nella quale stanno e questo poi attiva una serie di dinamiche. Ora, questo passaggio, che sembra un passaggio relativamente importante, nelle situazioni gravi è un passaggio fondamentale, perché le persone coinvolte in questi legami così intensi perdono la capacità di far ricorso, la capacità di rappresentare. Le famiglie si riescono a coinvolgere facilmente o c'è ancora reticenza da questo punto di vista? No, purtroppo no, non è facile, bisogna avere pazienza, la pazienza di farli sentire a proprio agio.